Ciao a tutti, bentrovati, spero stiate bene oggi. Quando siete pronti per incominciare, portatevi a sedere. Sukhasana o un'altra posizione da seduti, magari sedendovi su un blocco yoga o su un cuscino, così che da avere le anche elevate rispetto alle ginocchia. Cerchiamo di sedere con un senso di dignità, di rispetto verso noi stessi, mantenendo la schiena in posizione neutra ed eretta, il mento parallelo al pavimento. Le braccia e le mani rilassate sulle gambe oppure all'interno del nostro bacino. Se per te va bene, chiudi gli occhi, altrimenti mantieni uno sguardo rilassato sul pavimento davanti a te. Ci prendiamo un attimo per arrivare in consapevolezza sul nostro tappetino yoga, nel momento in cui siamo, nel posto in cui siamo. Consapevoli dell'ambiente circostante, suoni, rumori, odori. E lentamente spostando la nostra attenzione all'interno, arrivando in consapevolezza all'interno del nostro corpo. Notiamo come stiamo in questo momento, se ci sono delle sensazioni fisiche, delle emozioni, un umore particolare. Cerchiamo di sentire queste sensazioni, di essere in consapevolezza con il nostro corpo, anziché pensare o perderci nel filo dei nostri pensieri. Se non l'hai già fatto, porta l'attenzione sul tuo respiro. Non c'è bisogno di respirare in un modo particolare, ma prova a stare presente ad alcune delle tue inspirazioni ed espirazioni, così come vengono. Se hai difficoltà nel trovare il tuo respiro, puoi mettere una mano sulla tua pancia e l'altra all'altezza del petto, così da sentire l'espansione e il rilassamento che avviene in quelle parti del tuo corpo quando inspiri ed espiri. Nota le qualità del tuo respiro. È profondo o superficiale? A un ritmo lento o veloce. Dove lo senti di più? Più nell'addome, nella parte del petto, verso le narici del naso? Ci ricordiamo di usare il nostro respiro come un'ancora al momento presente. Così ci supporti durante la nostra pratica yoga. Congiungiamo adesso le mani in Namaste davanti al centro del cuore, decidendo un'intenzione per la pratica di oggi. Magari ci ricordiamo il motivo per cui pratichiamo yoga in questo periodo della nostra vita.
Ci ricordiamo che non pratichiamo solo per noi stessi, ma anche per il beneficio degli altri, in quanto non siamo separati dagli altri, ma siamo parte del tutto. Se vuoi unisciti a me per un Om, inspira. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Shanti Shanti Shanti. Un'invocazione alla pace dalle Upanishads. Portiamo adesso la fronte verso le nostre mani, inchinandoci davanti a noi stessi come gesto di rispetto. Ci risolleviamo, poi apriamo gli occhi. Se sei seduto su un blocco yoga o su un cuscino, per favore rimuovilo, mettilo magari vicino a te se lo vuoi usare durante la pratica. Porti quindi a sedere con i tuoi glutei direttamente sul tappetino. Cerchiamo di mantenere la schiena in una posizione neutra e rilasciamo invece il mento verso il nostro petto. Iniziamo qui a fare dei cerchi con il nostro collo in una direzione. Le spalle sono rilassate. Separiamo leggermente le labbra in modo tale da avere la mandibola rilassata. Invertiamo poi il senso di marcia delle nostre rotazioni. Sentiti libero di usare il respiro Ujjayi, respirando quindi con il suono, o altrimenti respira normalmente dal naso, oppure se vuoi liberare un pochettino più la gola, autorizzati a espirare dalla bocca di tanto in tanto. Torniamo poi al centro e facciamo delle rotazioni con il nostro torso, iniziando il movimento dalle nostre anche. Facciamo un piccolo risveglio di tutto il corpo, notando come stiamo adesso che iniziamo a muoverci in questo modo. Inverti le rotazioni dei tuoi cerchi se non l'hai già fatto. Lentamente ci portiamo al centro. Quando inspiri, estendi la schiena, porta le braccia verso l'alto, magari guarda verso il su, e quando espiri, fai la tua torsione verso destra. Rilascio le mani verso il basso, lo sguardo rilassato verso la spalla posteriore. Cerchiamo di mantenere la schiena bene dritta. Stiamo qui ancora un paio di respiri, rilassandoci nella posizione e mano a mano trovando la torsione nella parte mediana della nostra schiena. Inspira, torna al centro, estendi la schiena e le braccia verso l'alto. Espira, facciamo la torsione dall'altra parte, rilassando le mani verso terra, ruotando dalla parte mediana della schiena, le spalle più o meno alla stessa altezza, guardiamo verso il retro. Ancora un bel respiro qua. Inspiriamo, torniamo al centro, le braccia verso l'alto. Espiriamo, la mano destra a terra, il braccio sinistro si estende in una flessione laterale verso destra. Cerchiamo di mantenere i glutei e le gambe a terra senza sollevarci e di raggiungere attivamente verso la destra. Ruotiamo il torso, il petto si apre leggermente verso il soffitto, magari guardiamo anche verso l'alto.
Fai una bella ispirazione qua. Espira. Inspira, ritorniamo tutto verso l'alto. Ed espiriamo, andiamo dall'altra parte. Stiamo qua ancora un paio di respiri. Inspira, torniamo verso l'alto. Espiriamo, lasciamo andare le mani verso l'avanti e ruotiamo di modo tale da portarci nella posizione del tavolo, guardando verso il fronte del nostro tappetino, le mani alle ginocchia e i piedi a terra. Da questa posizione inspiriamo, mandiamo il centro del cuore in avanti e arcuiamo la schiena, guardiamo verso l'alto per la posizione della mucca. Espiriamo la posizione del gatto, arrotondiamo adesso la schiena, guardiamo verso il nostro petto. Di nuovo inspiriamo, posizione della mucca. Espiriamo, posizione del gatto. Inspiriamo la posizione della mucca. Espiriamo la posizione del gatto. Torniamo in una posizione neutra quando inspiriamo. Quando espiriamo separiamo le ginocchia un po' più distanziate e ci portiamo in balasana, la posizione del bambino, con le braccia estese. Manteniamo le mani a terra, braccia estese, strecciamo un pochettino le spalle. Glutei verso i talloni, la pancia è rilassata. Stai in questa posizione o prendi la posizione del puppy, cucciolo, portando le mani più in avanti, il mento verso terra, i glutei sono sollevati rispetto al tallone e strecciamo un po' di più le spalle in questo modo. Inspiri, riportiamoci in su, nella posizione del tavolo. Inspiriamo, portiamo il piede destro tra le mani, ci solleviamo con il torso, il ginocchio sinistro a terra, il piede sinistro è anche a terra. Se ti fa male la caviglia, punta il piede. Puoi utilizzare una copertina sotto il ginocchio sinistro se trovi che il pavimento è duro. Andiamo nella lancia crescente, andando un po' in dentro con le nostre anche, portando il ginocchio destro un po' più in avanti. Le braccia sono stese verso il soffitto, se vuoi, pollice e indice insieme, guardiamo verso l'alto, qua c'è un bel backbend che sta avvenendo, quindi attenzione alla schiena. Due bei respiri qua. Inspiriamo, ci riportiamo verso l'alto. Ed espiriamo per il mezzo split, estendiamo la gamba frontale flettendo il piede. Andiamo in avanti verso il tappetino, magari piegando i gomiti verso l'esterno. Le spalle sono rilassate. Ancora due bei respiri qua. Inspiriamo, ci riportiamo in avanti, espiriamo, apriamo con il piede destro verso destra e portiamo la mano destra all'interno per la posizione della lucertola. Se per te questo è facile, puoi rilasciare gli avambracci a terra. Spingi sia con le mani oppure con gli avambracci in questa seconda opzione, di modo tale da non collassare dentro le tue spalle con il tuo collo. Puoi aprire il ginocchio destro verso destra, sollevare il piede destro se ti serve. Se vuoi estendi la gamba sinistra per avere un po' più di attivazione all'interno delle cosce.
Ancora un bel respiro. Inspira, rilascia il ginocchio sinistro a terra, portati sulle mani, bel cerchio con il braccio destro verso il retro del tuo tappetino. Stai qui aprendo con il petto in un twist, l'anca destra si apre verso destra. Oppure, se vuoi, piega il ginocchio sinistro e prendi il piede. C'è uno stretching intenso dei quadricipiti, quindi attenzione, se c'è un crampo o qualcosa del genere, lascia il piede terra. Ancora un bel respiro qua. Espira, lascia il piede. Inspira, riportati con entrambe le mani a terra. Bel semicerchio con l'anca destra. Inspira, il piede sinistro tra le mani. Portati tutto in su per la posizione della lancia crescente. Di nuovo trova la variazione che fa più a modo tuo oggi. Questo può essere un backbend intenso, quindi lo puoi modulare stando più dritto con il torso, piegando meno il ginocchio frontale, separando le tue braccia. Ancora due respiri qui. Inspiriamo, ci riportiamo verso l'alto. Espiriamo, mezzo split, estendiamo la gamba sinistra. Pieghiamo i gomiti verso l'esterno, andiamo verso il tappetino. Ancora un bel respiro qui. Inspira, solleva. Espira, porta il piede sinistro sul lato sinistro del tuo tappetino. Mi raccomando di distanziare le mani alla stessa altezza delle spalle, non ritrovarti le mani vicine. Posizione della lucertola, di nuovo scegli la variazione che fa per te. Stiamo sempre a 5 respiri per ogni posizione. Inspira, ci riportiamo su, facciamo il nostro twist mentre espiriamo. Stiamo nel twist oppure prendiamo il piede posteriore. Espira, lascia il tuo piede. Inspira entrambe le mani a terra, fai un bel semicerchio con il ginocchio sinistro. Inspira per la posizione della mucca. Espira, estendi le gambe nel canna faccia in giù. Stiamo qua un paio di respiri, guardiamo verso le nostre ginocchia. Stendiamo bene la schiena. Espira tutta l'aria qui. Inspira, cammina i piedi. Verso le tue mani facciamo uno stop, 10-20 cm dietro le nostre mani per Uttanasana. Inspiriamo, estendiamo la schiena. Espiriamo, facciamo il nostro piegamento in avanti, rilasciamo il collo, sguardo verso le nostre gambe. Cerca di mantenere i piedi alla stessa altezza delle tue anche, le mani sotto le tue spalle. Usa i blocchi se non riesci ad estendere le gambe. Un po' di attivazione all'interno delle tue gambe. Piega le ginocchia, inspira, Utkatasana, posizione della sedia.
Espira, siediti ancora un po'. Attenzione alla parte lombare della schiena. Inspira qua. Espira, portati in Samasthiti. Piedi insieme, mani in Namaste. Surya Namaskara e. Inspira, porta in alto le braccia, Urdhastasana. Espira, piegamento in avanti, Uttanasana. Inspira, a mezza asta. Espira, posizione della panca, Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdha Mukha Svanasana. Espira, Adho Mukha Svanasana. 5 respiri qua. 1. Due. Tre. Quattro. Cinque. Inspira, porta i piedi tra le mani. Espira, piegamento in avanti. Inspira, riportati tutto verso l'alto. Espira, Samasthiti. Ancora un giro. Inspira, mani verso l'alto, Urdhastasana. Espira, piegamento in avanti, Uttanasana. Inspira, piegamento a metà. Espira, salta, Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdha Mukha Svanasana. Espira, Adho Mukha Svanasana. 5 respiri. 1. 2. 3. 4. 5. Inspira, porta i piedi tra le mani. Espira, piegamento in avanti. Inspira, porta tutto verso l'alto. Espira, Samasthiti. Surya Namaskara B. Piega le ginocchia, inspira, posizione della sedia. Espira, piegamento in avanti, Uttanasana. Inspira, preparati. Espira, Chaturanga. Inspira, Urdha Mukha Svanasana. Espira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, piede destro tra le mani, Virabhadrasana 1, guerriero 1. Espira, mani a terra, Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdha Mukha Svanasana. Espira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, piede sinistro tra le mani, Virabhadrasana 1. Espira, Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdha Mukha. Espira, Adho Mukha Svanasana. 5 respiri. 1. 2. 3. 4. 5. Inspira, porta i piedi tra le mani. Espira, piegamento in avanti. Piega le ginocchia, inspira, Utkatasana, posizione della sedia. Espira, Samasthiti. Padangusthasana, separa i piedi all'altezza delle anche. Indice medio sui tuoi pollici. Inspira, estendi schiena. Espira, piega gomiti verso l'esterno. Piegamento, guarda in mezzo alle tue gambe. Continua a inspirare e ad espirare ad un passo regolare. Mi raccomando, niente tensione nelle spalle. La testa è pesante. Un po' di peso anche sui tuoi pollici. Interna rotazione nelle tue gambe.
stai o prendi Padmasana, portando le mani sotto i tuoi piedi. Inspira, stendi la schiena. Espira, piega i gomiti verso l'esterno. Inspira, stendi la schiena. Espira, porta le mani fuori dai tuoi piedi. Porta i tuoi piedi verso i lati del tappetino, con i piedi che puntano verso l'esterno. Espira, portati in Malasana, lo squat dello yogi. Aggiusta poi piedi e ginocchia. Se i piedi puntano verso l'esterno, le ginocchia punteranno verso l'esterno. Se riesci a mantenere i piedi che puntano verso il dritto, allora le ginocchia seguono. Mani namaste davanti al centro del cuore, se possibile, estendendo la schiena. Dristi il tuo sguardo davanti a te sul tappetino o sul pavimento. Non guardare direttamente sotto verso le tue mani, cerchiamo di guardare un po' più in avanti, in modo tale da tenere tutta la schiena in una linea. Portiamo poi le mani a terra, posizione del corvo Bakasana, portando il peso sulle nostre mani, piedi verso l'alto. Opzione per andare nella posizione del treppiede, portando la testa a terra, le ginocchia verso l'addome, estendendo poi magari anche le gambe verso il soffitto. Gomiti paralleli tra di loro. Rilascia i piedi in panca, chaturanga. Inspira Urdha Mukha Svanasana. Espira Adho Mukha Svanasana. Inspira guerriero 1, piede destro tra le mani, portati in alto, Virabhadrasana. Il tallone posteriore a terra, piega il ginocchio frontale, ancora un bel respiro. Estendiamo poi la gamba frontale, ci portiamo con i piedi un po' più vicini tra di loro per Parsvottanasana, la posizione della piramide. Inspira qua, espira, rilascia lo sguardo verso la gamba frontale. Se non ti servono le mani a terra come supporto, porta le mani nel Namaste retroverso sulla tua schiena, i gomiti che si aprono verso l'esterno, le mani che premono uno verso l'altro. Inspira, rilascia le mani a terra, con il tuo piede destro tra le due mani. Espira, portati sul piede destro, posizione o di guerriero 3 oppure dello split, la spaccata da in piedi. Rilascia poi il piede sinistro tutto indietro, portati nella split Hanumasana. Magari separa le braccia, portale verso l'alto. Oppure rilascia le mani a terra e portati in avanti con il tuo torso. Inspira, ci riportiamo in su, punta il piede posteriore. Espira, ci riportiamo indietro, canna faccia in giù. Inspira, piede sinistro tra le mani, Virabhadrasana 1 dall'altra parte. Inspira,
Espira, rilascia le mani a terra, aggiusta la distanza tra i tuoi piedi per la posizione della piramide. Inspira, stendi la schiena. Espira, fai il tuo piegamento verso la gamba frontale. Stai o nuovamente prendi le tue mani in reverse namaste, o un'altra opzione è di intrecciare le tue mani insieme se vuoi un po' di più di stretching nelle tue spalle. Inspira, rilascia le mani a terra con il piede sinistro tra di loro. O guerriero 3, oppure lo split, la spaccata da in piedi. Lasciamo andare poi il piede destro tutto indietro per la posizione di Hanumasana, posizione della scimmia. Di nuovo scegli o le braccia verso l'alto, oppure portati in un piegamento in avanti. Inspira, riporta in su, punta il piede posteriore, espira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, il piede destro si solleva verso l'alto, espira, guerriero 2, piede destro tra le mani, apri, Virabhadrasana 2. Guarda verso la mano frontale, le anche le ginocchia che si aprono in posizioni opposte. Attenzione con la parte lombare, non andare in un backbend con la tua schiena. Trikonasana, al triangolo, inspira e stendi la gamba frontale. Espira, vai verso il pollice, braccio sinistro verso l'alto. Guarda in su. Guarda verso il basso, Parashvokanasana, la mano destra all'interno del tuo piede destro, piega il ginocchio destro, braccio sinistro oltre la testa, guarda verso il su. Riporta entrambe le mani a terra, portati indietro, canna faccia in giù. Inspira, portati in avanti nella panca. Espira, Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdhva Mukha Svanasana. Espira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, piede sinistro verso l'alto, estendi la gamba sinistra. Espira, piede sinistro tra le mani, guerriero 2 dall'altro lato. Tre respiri ancora. Trikonasana al triangolo, inspira, estendi la gamba frontale, espira, rilascia la mano sinistra verso il pollice. Ancora un bel respiro qui. Guarda verso il basso, Parashvokanasana, mano sinistra all'interno del tuo piede, braccio destro oltre, la testa guarda in su. Inspira, rilascia entrambe le mani, espira, ci facciamo un bel vinyasa. Inspira, salta i piedi tra le mani, espira, piegamento in avanti. Intreccia i pollici insieme, inspira, vieni tutto verso l'alto, manda le anche in avanti e le mani verso il retro. Backbend, stai, inspira, espira. Inspira, riporta tutto verso l'alto,
Espira, rilascia andare. Intreccia di nuovo i pollici, ma oltre la testa mentre fai un piegamento in avanti. Inspira. Espira. Inspira, rilascia le mani verso terra. Espira, porta il piede sinistro verso sinistra e porta i piedi paralleli tra di loro. Prasarita, Padottanasana. Inspira, porta di tutto verso l'alto. Apri le mani verso l'esterno. Espira, intreccia le tue mani dietro. La variazione C. Inspira, estendi là i gomiti e la schiena. Espira, portati in un piegamento in avanti, la testa verso il pavimento, magari tocca, magari no. Inspira, riportati in su, Mandukasana. Espira, chiudi un pochettino le ginocchia, porta le ginocchia a terra, fletti i piedi, posizione della rana. Stai sollevato o lascia andare. Ci risolviamo verso l'alto, chiudiamo le ginocchia, ci spostiamo così che possiamo fissare il fronte del tappetino in Virasana, posizione dell'eroe. Ci stiamo sui talloni, oppure separiamo le ginocchia e i piedi e manteniamo i glutei in contatto con il tappetino. Stiamo qui, oppure portiamoci in Supta Virasana, rilasciando gli avambracci e la testa a terra. Inspiriamo, ci riportiamo in Virasana, lasciamo la mano sinistra a terra, solleviamo con i nostri glutei, facciamo un piccolo backbend qui. Espiriamo, rilasciamo, andiamo dall'altra parte. Espiriamo, rilasciamo, torniamo verso il centro. Posizione del delfino, avambracci a terra, punta i piedi, estendi le gambe. Inspira, porti i piedi indietro nella posizione della panca sugli avambracci. Lascia andare le ginocchia. Porta nella posizione della sfinge. Stai o sali in Bhujangasana, posizione del cobra. Espira, rilascia. Posizione della locusta, Shalambhasana, intreccia le mani oltre la tua schiena. Inspira, estendi gli avambracci. I gomiti, portati in su con il petto e la testa.
Se vuoi, porta su anche i piedi, magari unendo i pollici. Quando espiri, rilascia. Posizione dell'arco, Dhanurasana. Piega le ginocchia, prendi le caviglie dall'esterno. Inspira, portati in alto. Espira, lascia andare, apri il braccio sinistro verso sinistra, facciamo uno stretching della spalla, ruotando sopra la spalla sinistra, portando il piede destro verso il retro. Espira, torna, andiamo dall'altro lato. Espira, rilascia, torniamo verso il nostro tappetino, mani sotto le spalle, punta i piedi, ombelico verso la schiena, inspira, portati in alto nella panca, espira, chaturanga, inspira, urdha mukha svanasana, espira, adho mukha svanasana, ekapadasana, posizione del piccione, ginocchio destro verso il tuo polso destro. Scegli la posizione che fa per te. Ci riportiamo in alto, posizione della sirenetta o sirena. Lasciamo andare. Facciamo una bella rotazione con la nostra anca sinistra per portarci in Gomukhasana, faccia della mucca. Ginocchio sinistro su quello destro, i due piedi ai lati dei tuoi glutei. Inspiriamo il braccio destro verso l'alto. Espiriamo interna rotazione delle nostre braccia, mani insieme. Inspiriamo, separiamo, espiriamo, lasciamo andare le mani verso la terra e facciamo un piccolo piegamento in avanti. I glutei rimangono a terra. Inspiriamo, ci portiamo verso l'alto e pieghiamo adesso il ginocchio sinistro in modo tale da portare il piede sinistro davanti a quello, al ginocchio destro. Ardha Matsyendrasana, la tua mano sinistra dietro di te, inspira, braccio destro verso l'alto, estendi la schiena, espira, torsione verso la tua sinistra.
lasciamo andare, facciamo una controtorsione dall'altro lato, giusto un respiro e torniamo. Riportiamo la gamba sinistra indietro, facciamo un vinyasa qua. E Kapadasana dall'altro lato, posizione del piccione, il tuo ginocchio sinistro dietro il polso sinistro. Aggiusta la posizione delle tue gambe e decidi se stare in su, se portarti un po' più in giù. Ci portiamo verso l'alto, posizione della sirena dall'altro lato. Lasciamo andare, torniamo nella posizione di Gomukhasana, facendo passare la gamba destra davanti, mettiamo il ginocchio destro su quello sinistro. Braccio sinistro verso l'alto, inspira qui, espira, fai un'interna rotazione delle tue spalle per portare le mani una verso l'alta. Inspira, rilascia le mani verso terra, espira, fa il tuo piegamento in avanti. Inspira, ci riportiamo in avanti, Ardha Matsyendrasana. Piede destro adesso davanti al ginocchio sinistro, quindi porti il ginocchio destro che si solleva verso il soffitto, mano destra dietro di te, inspira. Estendi schiena e braccio sinistro, espira, fai la tua torsione verso destra. Quando espiri rilascia, fai una controtorsione dall'altro lato, solo un respiro e torna al centro. Rilascia questa volta i piedi davanti a te, ci portiamo tutto al tappetino per Setu Bandhasana, la posizione del ponte. Piedi vicino ai glutei, mani a terra di fianco a loro, mento verso il petto, le ginocchia parallele tra di loro. Inspiriamo, ci portiamo in su, espiriamo, intrecciamo le mani insieme, ruotando le scapole di modo tale che si avvicinano tra di loro, le anche si sollevano. Inspiriamo, lasciamo andare le mani, espiriamo, rilasciamo tutta la schiena a terra, portiamo le ginocchia all'interno che tocchino tra di loro, le mani in namaste, tra le nostre sopracciglia, il punto del terzo occhio. Magari chiudiamo un attimo gli occhi e ci ricordiamo dell'intenzione che abbiamo deciso all'inizio della pratica, il motivo per cui pratichiamo yoga.
Lentamente apriamo gli occhi, separiamo di nuovo le mani, le portiamo di fianco ai nostri gluti, separiamo le ginocchia in modo tale che siano parallele tra di loro. Andiamo su per un secondo round del ponte oppure facciamo la ruota, Urdha Dhanurasana, portando le mani di fianco alle orecchie, i gomiti piegati. Quando espiri lentamente riportati verso il basso, questa volta che abbiamo le ginocchia al nostro petto facciamo delle piccole rotazioni. Ci rotoliamo per portarci a sedere in Paschimottanasana. Piegamento all'avanti da seduti. Inspiriamo, ci solleviamo, Purvatanasana, le mani dietro la nostra schiena con le dita che fissano i nostri glutei, punta i piedi, inspira, porta su le anche, espira, rilascia la testa indietro, magari espira dalla bocca un paio di volte qua. Inspira il mento verso il petto, espira, rilascia andare le gambe a terra, il glutei a terra, Upavistakonasana, apri con le tue gambe a V, espira, portati verso il pavimento, una flessione laterale andando verso una gamba portando le braccia all'esterno della gamba, opzione di aprire con il petto verso il soffitto. Rilasciamo, andiamo dall'altra parte. Nuovamente opzione di aprire con il petto verso il soffitto. Rilasciamo. Baddha Konasana, torniamo al centro, chiudiamo i piedi insieme, le ginocchia che si aprono verso l'esterno. Mani sulle mani, inspiriamo. Espiriamo, ci portiamo in avanti.
Inspiriamo, ci portiamo verso l'alto. Espiriamo, chiudiamo con le ginocchia, ci portiamo verso terra. Stendiamo le gambe verso il soffitto. Prendi Shalambhasana Vangasana, shoulder standing o Alasana, la posizione della aratro. Rilascia la schiena a terra, facciamo una torsione da supini, rilassa le ginocchia a sinistra, apri il braccio destro verso destra per fare la torsione in quella direzione. Lascia andare, torna indietro, al centro, andiamo dall'altro lato, le ginocchia verso destra, facciamo la nostra torsione verso sinistra, rilasciamo, torniamo al centro, lasciamo andare un attimo i piedi a terra sul tappetino. Se a fine della tua pratica sei solito praticare Shirshasana, la posizione di verticale sulla testa o qualche altra posizione, vai avanti. Io concludo con Ananda Balasana, posizione del bambino felice, per rilassare un po' la schiena. Questo è anche un hip opener, quindi un'apertura delle anche. Quando hai ultimato la tua ultima asana, scegli una posizione per il rilassamento finale, potrebbe essere Shavasana, posizione del cadavere, se hai male alla schiena. Ti consiglio questa variazione che sto tenendo io con i piedi a terra e le ginocchia verso l'alto, mantenendo la schiena piatta lungo il tappetino. Se vuoi puoi anche supportare le tue gambe con un bolster o un cuscino un po' grosso, magari quello del divano. Se preferisci puoi anche prendere la posizione del bambino laterale, oppure ti porti direttamente a sedere in una posizione di meditazione. Quando hai scelto la tua posizione, cerca di non muoverti più, di rilassare completamente il corpo in quella posizione finale.
Rilascia il respiro Ujjayi se hai usato quel tipo di respirazione. Lentamente radicandoti nel momento presente, nel posto in cui sei, nel momento in cui sei. Riposando l'attenzione sul tuo respiro. Siamo nella nostra posizione finale per alcuni respiri ancora. Se hai un po' più di tempo per rimanere in questo stato di meditazione, per favore approfittane. Altrimenti, se sei sdraiato in Shavasana o altra posizione, portati a sedere. Concludiamo la nostra pratica con il mantra della pace, cantando tre volte Om, tre volte Shanti, una volta Hari Om. Inspiriamo. Aggiungiamo le mani namaste. Lokasa Masta Sukhino Bhavantu, che possano tutti gli esseri viventi essere liberi e felici, e che possano i miei pensieri, parole e azioni contribuire in qualche modo a questa felicità e libertà per tutti. Jay. Grazie per aver praticato insieme. Namaste.